Dunque, oggi facciamo un passetto avanti, dopo Beethoven, e entriamo nel pieno romanticismo. Naturalmente a scuola, al liceo, forse avrete studiato che il romanticismo, dopo lo Sturm und Drang, dopo quella fase preromantica, comincia già alla fine del Settecento. In musica le cose non funzionano così, la musica è sempre un po' un fenomeno tardivo, arriva sempre un po' dopo le altre manifestazioni culturali e sociali. E il romanticismo musicale è la cosiddetta generazione romantica, è la generazione di Verdi, di Wagner, di Schumann, di Chopin, di Mendelssohn, di Liszt, insomma la generazione che nasce intorno al 1810 e che quindi quando ha 20 anni, intorno al 1830, inizia la sua vita artistica. Un po' tutti, sono tutti coetanei. In definitiva, il 90% di quello che noi ascoltiamo ancora oggi è opera di quella generazione lì. Quindi che ci piaccia o non ci piaccia questi recuperi della musica antica, sono comunque delle forzature, sane a volte, ma comunque delle forzature alla nostra indole, alla nostra formazione. Perché noi, che ci piaccia o non ci piaccia, siamo formati su quel repertorio, il repertorio di una generazione. Perché è successo questo? Il repertorio occidentale, europeo, come si dice, continentale. Perché è successo questo? Perché questa generazione, la generazione dei musicisti romantici, che non corrisponde alla generazione dei letterati romantici, che sono una generazione prima, la generazione dei musicisti romantici è contemporanea ad alcuni filosofi, soprattutto a un filosofo che si chiamava Arthur Schopenhauer, il quale per primo pone la musica al vertice dell'attività intellettuale, spirituale, umana. Mentre tutti i filosofi precedenti, fino proprio a quello che contrastava con Schopenhauer, che si chiamava Hegel, concepivano la musica come l'ultima delle arti, perché non poteva proferire, non poteva parlare. La parola giusta è questa, rede, parlare. La musica non poteva dir nulla. Sì, Hegel è un personaggio molto, sì, multiforme. Un po' più, quindi, più forte? Esatto, no, non la pone in basso, la pone nella fase romantica, quindi la mette in mezzo alle arti. E in effetti Hegel perché riesce, però non voglio perdermi su questo, Hegel che cos'ha? È il primo che concepisce che nell'arte ci sia una forma e un contenuto e finalmente per primo dice che la musica anche può avere un contenuto, è vero questo. D'altronde, insomma, è un uomo che, certamente, tra la forma e il contenuto, certamente, la forma non contiene più perché il contenuto è troppo forte. Sì, in effetti il giro lo dà proprio lui. E non per niente si chiama idealismo, dove l'idea è più forte della concreta formazione oggettiva, materiale. È chiaro che Hegel va già nella direzione della musica, però è Schopenhauer quello che la mette di gran lunga al vertice non delle arti, ma dell'attività umana in generale. E riprendendo Dante, Dante Alighieri e Platone, si rende conto, Schopenhauer per primo, che la musica dà accesso a qualcosa che lui chiama assoluto. Io quando avevo la vostra età continuavo a studiare i trattati di filosofia e dicevo, ma che caspita è sto benedetto assoluto? Nella mia vita non c'è niente di assoluto. Ma cosa vuol dire assoluto? Vuol dire una cosa molto semplice. Qualche cosa che non si modifica durante. Se io parlo con lui, modifico delle mie idee. Se io cresco, divento vecchio, modifico anche, perdo i capelli, modifico il mio essere e modifico il modo di vedere voi giovani. Bene, l'assoluto è quello che non si modifica, che rimane eterno per me, per una generazione di 20 anni più di me, per una generazione di 100 anni più di me o per le generazioni che verranno tra 3.000 anni. Il Settecento illuminista non ci credeva in questo, pensava che l'unica cosa che rimanesse per sempre fosse la ragione, strumentale, invece i romantici scoprono che c'è qualcosa che rimarrà, che c'è attraverso l'intera storia, che loro chiamano spirito. Oh, non ci crede più nessuno, sono favole ormai. Il Novecento ha infranto, ha distrutto questa idea di assoluto, però loro ci credevano e pensavano, ma l'uomo che invece è dentro, se io conosco te, mi modifico. E allora dov'è questo assoluto? Non sono più io, sono un altro. No? Se ho conosciuto una persona e mi fa cambiare, non sono più lo stesso di prima, allora dov'è questo assoluto? È finito. Bene, invece loro pensano che al di là di questa vita ci sia qualcosa che rimane sempre uguale, che sono i grandi valori. Ci credevano i romantici. Perché ci piacciono così tanto? Per quello, perché davano delle certezze, che erano certezze così istintive, sentimentali, però erano tanto belle. Chi si è educato sul romanticismo c'è poco da fare, la bontà, la moralità, la legalità, oh, che belle cose. Poi arriva il Novecento e dice, ma che tutte cavolate.
vince il più forte, vince chi ha più strumenti di potere, e tutto è qua, siamo esistenzialisti, tutto è esistere, niente è assoluto. E invece chi si è educato sul romanticismo ha questo impeto così di buoni sentimenti che a me piace tanto, e sta tornando fortemente. C'è un bel libro di una filosofa americana che si chiama Martha Nussbaum, non per niente consigliere personale dell'ex presidente Obama, la quale scrive un libro meraviglioso che chiama L'intelligenza delle passioni. Ah, finalmente qualcuno che lo dice. Le passioni sono un assoluto, perché noi ce l'abbiamo le passioni, e come? E ci spingono. Questo lo scoprono i romantici e rompono con il Settecento razionalista, per questo strumentale. I romantici scoprono che c'è un assoluto, va bene, ma il povero uomo che è dentro la vita quotidiana, ma come fa a percepirlo questo assoluto? Se tutto è strumentale, tutto è vita e si modifica giorno per giorno, tu adesso pensi una cosa, ma tra 15 anni non la penserai più. Se tutto si modifica, questo assoluto che rimane sempre uguale, ma chi me lo dice a me, povero uomo gettato nella vita? Me lo dice la musica. Ecco perché riscoprono la musica, perché pensano che la musica sia un linguaggio superiore, che tocca questi assoluti, ma è mio, dell'uomo, non è di Dio, non è teologico, non è qualcosa che io posso pensare che esiste per fede, perché non lo potrò mai vedere Dio. No, la musica non la potrò mai vedere, ma la sento. È immateriale, ma è materiale al tempo stesso, perché la sento e mi muove l'animo, ha le passioni, l'assoluto. Ecco che allora scoprono che la musica è il supremo linguaggio dell'uomo, non l'ultimo, dilettevole, così, momentaneo, consumistico. No, dice la cosa più importante, dice quelle cose che la parola non può dire. Racconta, ma racconta un'altra storia, non racconta la storia della mia vita, ho conosciuto mia moglie, mi sono sposato, ho cominciato a insegnare, queste sono le cose non assolute. Le cose assolute sono le passioni che ci stanno dietro, che spingono a fare queste cose. La musica le può dire, le altre cose non le possono dire, le altre cose sono strumentali, servono a comunicare e basta. E poi la parola sparisce. Invece la musica ha questa idea, musica assoluta, e viene fuori, infatti, i romantici coniano questa idea di musica assoluta, una musica che è staccata dall'uomo ma parla all'uomo e gli dice i valori più importanti. Ci credevano questa gente, ci credevano per davvero. Ecco perché la musica è stata così importante nella vita quotidiana di quel momento. Qualunque essere umano si confrontava con la musica. Nel Novecento facciamo fatica a saperlo, a comprenderlo, anche perché nel Novecento i compositori hanno cominciato a comporre per diventare ricchi e famosi, non per dire qualcosa di assoluto. Nessun compositore del Novecento ha fatto il Bohemien. Tutti i compositori dell'Ottocento hanno fatto il Bohemien. Magari poi qualcuno è riuscito a diventare ricco. Ma prima ha fatto la gavetta, ma tosta e dura, eh? E invece c'è questa idea di una composizione fatta da grandi intellettuali, che è tutta novecentesca, che fanno vedere quanto sono tecnicamente avanzati, e noi, povero pubblico, infatti non li capiamo più. La musica contemporanea ci è estranea. Invece la musica romantica vuole parlare a tutti e dire le cose che tutti hanno dentro, come assoluto però, non di vita. Ecco perché fa parte questa cosiddetta musica assoluta del romanticismo, fa parte ancora oggi della nostra vita. Non è casuale che quando andiamo a concerti il 90% del repertorio è stato composto da quella generazione. Dalla generazione tra Beethoven, sì, includiamolo ancora anche se è un po' prima, comunque da Schumann, Chopin, Verdi, Wagner, fino a Brahms. Statisticamente il 90% della musica dei concerti di tradizione d'arte, ovvio che non sto parlando di Björk, che io amo enormemente, ma è un'altra cosa, la musica di tradizione d'arte, non mi tradisce il computer, ancora oggi il 90%, ma che? Il 90% è di quella generazione, non per caso, non perché è più bella, ma perché è assoluta, perché non perisce, non si deperisce, non passa, è fatta per essere lì. Non è legata a un tempo, a una vita, a un consumo, a una comunicazione, ma è musica che dice qualcosa di assoluto. Quindi vuol dire, la bella cosa che a me piace, vuol dire che ancora dentro di noi, se questa è una cosa oggettiva, il 90% dei vostri concerti di Lingotto hanno questo repertorio, fino a Mahler. È vero che ogni tanto fate anche Luigi Nono, però per lo più il repertorio è da Beethoven a Mahler, su, è quello. E non è un caso, perché è la musica che dice queste cose assolute e quindi rimane, non si sfiorisce col passare del tempo.
Musica assoluta, non perché non dice niente, questo è il grande errore di coloro che spiegano la musica assoluta come musica formale. Hanslick, che è il teorico, che è un hegeliano, è stato il teorico, si chiamava Hanslick, della musica assoluta, si indignava quando gli dicevano ma tu hai fatto la teoria del formalismo, cioè una musica che è solo forma, che non ha nessun contenuto. Lui si indignava, essendo un hegeliano, come poteva accettarlo? E diceva ma quando mai ho detto una cosa del genere? Per me, Hanslick, il teorico della musica assoluta è la musica che parla dell'assoluto, non che non dice niente, è proprio il contrario, che dice le cose più importanti, l'esatto opposto. E purtroppo è un lungo fraintendimento. Adesso andiamo a vedere Schumann, che è uno strano personaggio, che è molto singolare, e la sua musica racconta, lo dice lui stesso, la mia musica racconta. Sì, che cosa racconta? Racconta le passioni, cioè le gioie e i dolori, lo dice lui, racconta le gioie e i dolori della vita, cioè non l'evento. Sono andato a fare un viaggio in Russia, non lo puoi raccontare in musica. Ho conosciuto una bella ragazza, non lo puoi raccontare in musica. Puoi raccontare quello che nell'animo ti ha mosso queste esperienze, le gioie e i dolori. E lui dice proprio di una sua sinfonia, dice proprio questa sinfonia racconta le mie gioie e i miei dolori. Poi non dice miei, dice racconta di gioie e di dolori generali. Miei perché sono io che parlo liricamente, ma interpreto un universale, appunto un assoluto. Allora, adesso fatta questa premessa sulla musica assoluta e musica a programma, che vedremo la prossima volta, oggi parliamo invece di questa particolarissima accezione hegeliana e schopenhaueriana di musica assoluta, cioè musica che parla di valori assoluti, musica che racconta, lo dice proprio Schumann, musica che racconta. L'idea stessa che la musica possa raccontare fa parte dell'idea di musica assoluta. Non sarebbe musica assoluta se non potesse raccontare, sarebbe musica di pura forma, di letto, che passa, dico ah che bella, ed è finita lì. No, questa mi dice qualcosa, cioè io vado a casa e mi ha mosso delle passioni e ho scoperto dentro di me delle passioni che non sapevo di avere, gli assoluti. Dunque, prima di capire perché questa sinfonia ci colpisce così tanto, parlo della seconda sinfonia di Schumann oggi, una sinfonia di cui poi sentiremo delle parti di questo grande direttore che si chiama Daniel Harding, recentissimamente rieseguita molto spesso, è un pezzo di grande repertorio, è secondo me la più importante delle sinfonie di Schumann, appena fatta da un altro direttore qui a Torino molto noto che si chiama Daniele Gatti, che immagino abbiate ben presente, l'ha fatta la settimana scorsa a Roma, al Parco della Musica, con l'Accademia di Santa Cecilia. Un'esecuzione inaspettata, veramente, già mi aspettavo bene, ma non così tanto, veramente al di sopra di ogni aspettativa possibile. Con un'idea, Gatti è chiaro che aveva in mente anche lui un racconto però un po' diverso da quello che ho in mente io, non vuol dire niente, queste sinfonie devono essere interpretate perché ognuno, loro parlano di assoluti, poi ognuno se la porta nella propria vita. E anche questa è una cosa che Schumann dice, le mie sinfonie sono come delle grandi foreste, lo dice un suo amico, un suo biografo, riportando le parole di Schumann, dice le mie composizioni sono come delle grandi foreste in cui ogni ascoltatore deve trovare il suo sentiero. Se io ascolto Bach, Bach non è un sentiero, è un'autostrada, non posso non capire cosa mi sta dicendo, perché è la chiarezza fatta persona Bach. Una passione di Bach lo capisce chiunque, persuade alla fede in Dio. Ed è un'autostrada, non devi cercare il tuo pensiero, devi soltanto contemplare e essere illuminato. Schumann è l'opposto, dice io ti do delle grandi passioni, poi tu te le porti nella tua vita, ti devi confrontare con il mio racconto, come quando leggi un romanzo. Una grande foresta in cui ognuno deve trovare il suo sentiero. Bellissimo. Andiamo. Per entrare in questo mondo, in questa foresta, non ve la faccio sentire, questo direttore fa anche una breve intervista, breve, che tanto breve, un'intervista prima di questo filmato, in cui parla della seconda sinfonia e dice delle cose di cui sono profondamente concorde.
eliminando alcuni luoghi comuni musicologici, storiografici, su questa sinfonia. E oggi ne vediamo alcuni. Spero di avere il tempo perché rispetto a Beethoven, Beethoven è più semplice. Questo è un uomo tortuoso, lui, Schumann, è un uomo tortuoso, un uomo che cerca il suicidio a 54 anni. Non ci riesce, lo ripescano, si butta nel Reno. Si butta nel Reno a Düsseldorf, a Bonn. Avete una vaga idea di quanto è freddo il Reno in febbraio? Questi lo ripescano, lui torna a casa e dice: questa volta ho fatto male a me stesso, ho paura di far male ai miei figli, ne ha avuto 7 in 9 anni, povera moglie, dico, lo ripescano, torna a casa, lui dice: internatemi, internarti nel 54 con delle cliniche psichiatriche che avrebbero ammazzato il più sano delle persone, gli dice: internatemi, dice la famiglia, internatemi perché questa volta ho fatto male a me stesso e ho paura di far male a voi la prossima volta. Quindi un uomo pieno di turbamenti. Tutta la vita è stata un calvario di insuccessi. Conoscete qualcosa di Schumann? Qualche musica? Ditemene uno. Sì, fantastici. Kinderszenen, benissimo. No, questi sono piccoli brani che poteva eseguirsi a casa sua, ma i grandi pezzi, le grandi sinfonie, il concerto per pianoforte in La minore, l'opera più famosa di Schumann, lui non l'ha mai sentita, eseguita, perché era considerata un fiasco, un fallimento. L'hanno eseguita una volta in prova con la moglie, dopodiché lui non l'ha mai sentita in concerto. La maggioranza delle sue opere lui non le ha conosciute, le ha conosciute nella sua mente, non le hanno manco eseguite, perché era considerato un angolo della storia, un perdente. Adesso è il monumento e tutti i vincenti di quanto lui era vivo, neanche ci ricordiamo il nome. Perché è un uomo che guardava gli assoluti e non alla vita di tutti i giorni. Tutto torna, vedete, Tutto torna. Allora, quindi bisogna entrare nella psiche veramente molto turbata e molto affascinante di quest'uomo, che era molto in anticipo sui tempi. Chi riscoprirà veramente Schumann sarà in larga parte Brahms e poi soprattutto Mahler. Mahler a volte nei suoi momenti di farneticamento diceva di essere la reincarnazione di Schumann ed è un altro che diceva: il mio tempo verrà. Cioè io parlo di assoluti, mi scopriranno quando non ci sarò più, e infatti è successo proprio così. Ed è la riscoperta di, guardate come tutto torna, Schumann, passano 50 anni, Mahler muore nell'11, 50 anni dopo c'è la riscoperta di Mahler, Leonard Bernstein, che lo dirige in tutto il mondo, e riscopre Mahler che aveva contribuito a riscoprire Schumann. E adesso, che sono passati 50 anni dalla morte di Bernstein, stiamo riscoprendo Bernstein come compositore. Se io vi dico: conoscete qualcosa di Bernstein come compositore, conoscerete West Side Story e basta. Bravissima, Candida è un capolavoro. E adesso stanno eseguendo, concerto per piano, adesso stanno eseguendo l'integrale delle sinfonie, sono tre poi, a Roma, Santa Cecilia, Pappano. Vedete che la storia ha i cicli, Torniamo al nostro Schumann. Questa sinfonia, dunque, i problemi psichiatrici di Schumann cominciano molto presto. Lui c'era una tara ereditaria in famiglia, io ho parlato molto spesso con gli psichiatri, è un caso molto studiato quello di Schumann dagli psichiatri. E Schumann ha in famiglia delle tare, ha due suicidi, una zia e una sorella, e queste cose sapete che purtroppo girano geneticamente, e lui stesso già a 18 anni entra in una fase di forte depressione, però ne esce perfettamente. E poi ha tutta una vita veramente bellicosa, come dire, polemica, addirittura virulenta in certi momenti, anche aggressiva verso il mondo, no? Per imporsi, non ci riesce, però trova il suo equilibrio con la vita. Apre una rivista che è ancora attiva oggi, si chiamava Nuova Rivista di Musica, Neue Zeitschrift für Musik, e è ancora pubblicata, c'è ancora, e con quella trova il modo di inserirsi un po' nel mondo musicale tedesco e diventa una certa autorità come critico, non come compositore. Sì, tutti sapevano che era un bravo compositore, ma era quasi una cosa secondaria. Nel 44 si è sposato, ha due figli e la moglie, che era la più grande pianista vivente di quel momento ed era una donna un po' tanto mascolina, come carattere poi, se lo porta dietro in una tournée. Lei faceva le tournée di concerti, era una concertista molto famosa, lui era molto depresso perché diceva: io con il mio lavoro di giornalista in un anno guadagno quanto mia moglie in 5 giorni. Ed era un po', soprattutto in una città molto borghese come era Lipsia, dove il capofamiglia doveva essere il capofamiglia anche dal punto di vista economico, questo contribuì molto alla sua turbamento.
Nel 44 Clara lo convince a andare con lei in tournée. Guardate che non vi sto raccontando cose aneddotiche, sono cose che entrano nella musica, perché lui pensa che l'autobiografia debba entrare nella musica per arrivare a questi assoluti. Se lo porta in tournée a San Pietroburgo e la società russa non lo considera. E lui cade in forte depressione, smette di scrivere, si ferma di comporre musica, non riesce più a comporre, entra in depressione, però scrive delle poesie molto interessanti, non le leggiamo, non abbiamo tempo. L'ultima in particolare, che è su una campana, grande campanone che lui ha sentito, e che non, nella sua mente, ecco di nuovo, prendere una esperienza della vita per salire agli assoluti, il suono e vedere la visita a questa campana così famosa gli porta, descrive così questa ultima poesia delle cinque, e lui dice: questa campana che illumina la nostra vita, che la sentiamo anche a chilometri, l'artigiano che l'ha composta non sapremo mai chi è. Eppure avrà dedicato la sua vita a fare questa opera immortale che ci tocca tutti. E allora specula un po' in questa poesia sulla fatica vitale, la linfa vitale che viene succhiata dalla creazione artistica. La creazione artistica elimina l'uomo. Di nuovo un assoluto. Di nuovo l'uomo che per creare finisce il suo soggetto, non c'è più, lo lascia senza forza, è tutto diventato un assoluto, è tutto entrato nell'opera d'arte e l'uomo rimane senza forza, lo vedremo come lo fa. Nel 44, in forte depressione, abbandona, lascia la moglie, vuole tornare a Lipsia, ed è in uno stato, arriva, quando la moglie torna, alla fine della tournée, siamo nell'estate del 1844, quando torna a Lipsia lo trova in uno stato di depressione tale, qui anche ne ho parlato con gli psichiatri, sono proprio dei gradi di psicosi, e lui discende tutti questi gradi, da prima al mutismo, cioè in società non parla più. Poi, quando lei arriva a casa, lui è addirittura in un mutismo volontario, cioè non voglio parlare con gli altri, ma non è che non ho il dono della parola, è un'intenzione di chiusura. Quando lei lo ritrova in estate, invece lui è afasico, cioè non riesce più a parlare, quindi è una fase peggiore della psicosi, non è che non vuole parlare, non ci riesce proprio. E mentre lei lo cura, lui perde le forze fisiche, a 34 anni, 34 anni. Perde le forze e lei dice, lo devo aiutare, addirittura dal letto non riesce ad alzarsi da solo, a 34 anni, non riesce ad alzarsi da solo per arrivare alla scrivania, lo devo aiutare. Mi hanno raccontato gli psichiatri che sono proprio dei gradi di psicosi, progressivi. A quel punto lui comincia a fare che cosa? Comincia a rivolgersi, cioè a ritornare alla questione degli assoluti, cioè dei grandi valori, eterni per lui, ci crede ancora quella generazione, oggi non ci crede più nessuno, oggi stanno tornando, però il Novecento li aveva distrutti, questi chiamati idoli o dei. E ripesca che cosa? I grandi valori della cultura, i valori formativi su cui anche in quegli stessi anni si sta formando Bismarck, si sta formando Cavour, si stanno formando, e cioè i grandi valori culturali. Per un tedesco, i due fondamenti, la letteratura e la musica. Ricomincia a studiare Bach e Goethe. Rilegge il Faust di Goethe. Del Faust di Goethe lui è colpito da una cosa. È un uomo con cui io vivo in dialogo ideale, non sono un mistico, sto scherzando, voglio dire, in dialogo così, artistico, con Schumann da quando sono ragazzo, da sempre. Prima, quando ancora credevo di essere un pianista perché lo suonavo, poi come ascoltatore, bisogna un po' riuscire a entrarci. Io penso che fosse un uomo profondissimamente innamorato della propria moglie, tanto quanto profondissimamente detestava la propria moglie. E questo ha creato un continuo scontro interiore che lui non è stato capace, era un debole, non è stato capace di comporre. Tenere a bada le sue due anime. In Goethe lui trova proprio questo. Trova, a un certo punto c'è la storia del Faust, si mette in testa nell'estate del 44 si mette in testa di comporre il Faust, di comporre un'opera sul Faust di Goethe. Il Faust di Goethe è quello che vende l'anima al diavolo per l'eterna gioventù.
In realtà non la vende per quella, la vende per la sapienza, per conoscere addirittura il momento assoluto, cioè il momento in cui può dire tempo, fermati. Questo è il momento perfetto. Quindi negare il tempo e andare nello spazio degli assoluti. Lui parte a comporre proprio quel momento. Parte nel 44 per rigenerarsi, per riuscire ad uscire da quella psicosi di cui aveva sceso tutti i gradini, compone l'ultima scena del Faust. Cos'è l'ultima scena del Faust? Lui incontra una... è nella Mistica Rosa, come Dante, no? Goethe ha letto Dante e in Faust cerca di rifare Dante. Faust arriva lassù nell'Empireo, incontra tutti i padri spirituali, il padre statico, il padre Mariano, eccetera, e poi vede la luce dove c'è una penitente, un tempo chiamata Margherita, che canta insieme a un coro angelico queste frasi, le dico in italiano, l'Eterno Femmineo ci eleva verso l'alto. Cos'è l'Eterno Femmineo per questi generazione romantica? È quella parte femminile in cui loro credevano, che è in tutti gli esseri umani, non solo nelle donne, eh? Non si sta parlando di una concreta donna, l'Eterno Femmineo è la parte nobile. C'è un bellissimo Lied, ecco che mi diceva dei Lieder di Schumann, che si intitola Widmung, dove lui mette in musica un testo meraviglioso, tutto senza costruzione verbale, dove è solo un elogio all'Eterno Femmineo. Tu mia anima, tu mio cielo, cielo nel cui io mi libro, tu parte migliore di me. In realtà sta parlando a un suo secondo io, cioè la parte femminea che è in tutti noi. E lì vede questa donna, un tempo penitente, ora elevata nella mistica rosa della luce, e si identifica con questa luce. L'Eterno Femmineo ci eleva, cioè ci porta fuori dalla terra nella regione degli assoluti. Tutto torna. L'Eterno Femmineo è la musica. E lui parte proprio di lì a comporre. È il primo scalino che lo fa risalire dalla psicosi in cui era finito. Però la sinfonia racconta questa salita dalla psicosi alla luce dell'Eterno Femmineo. Solo che l'Eterno Femmineo ideale si scontra con la donna vera che aveva vicino, che invece era una donna molto dura, che era Clara. Ed ecco che questa elogio dell'elevazione, della redenzione dell'Eterno Femmineo risulta qualcosa di contraddittorio. In questa sinfonia racconta di gioie l'elevazione e di dolori, la difficoltà di questa elevazione verso gli assoluti che si scontra con una realtà violenta, dura, esistenziale. Questo racconta di gioie e di dolori. Un classico, Mozart, mai avrebbe detto una cosa del genere. Men che meno Bach, figuriamoci se Bach poteva dire che la sua musica racconta di gioie e di dolori. Per Bach la musica è la lode a Dio, grazie alla ragione, la fuga. La fuga è la lode massima che l'uomo può fare a Dio perché è un perfetto sistema di ragione. La ragione è quello che ti fa parlare con Dio. Qui è proprio l'opposto. Qui è la passione che ti fa vedere la luce dell'Eterno Femmineo, l'esatto contrario. Allora, bisogna entrarci adesso, in questa foresta intricata bisogna entrarci. Come fa Schumann per raccontare gioie e dolori? Comincia a fare una specie di caleidoscopio di citazioni. Citazioni, cioè prende musica della storia e la risemantizza dentro il suo percorso sinfonico. Comincia con il tema forse più sereno, apparentemente, di tutti. Il bisogno di uscire da questa psicosi. È un tema che, con un pianoforte ve lo suonerei in un attimo, do, 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 sol, do, 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 sol, la cosa più perentoria, altro che turbata e psicotica, la cosa più perentoria, che è una citazione da una delle più famose sinfonie di Haydn, che era uno dei tre classici viennesi. Adesso vi faccio sentire, prima come la fa, sì, vi faccio sentire se riesco, allora, prima come la fa Haydn, che è tutta quadrata, perfettamente, la possiamo battere il piede, e poi la sentiamo come la fa Schumann, e subito capiamo che sì, è quella, la riconosce chiunque, ma al tempo stesso la riconosci, ma capisci che non è quella, che c'è già qualcosa di turbato, di straniato, è qualcosa di autobiografico. Sentiamo come la fa Haydn, e poi sentiamo come la fa Schumann. Haydn.
tutto bello quadrato. Allora, applausi. Tutto bello quadrato, tutto in tempo, tutto lucidissimo, solare. Poi lo riprende. Adesso sentiamo cosa fa Schumann. La cita, non c'è dubbio, la cita è quella, lo dice lui stesso parlando di questa sinfonia. Quindi è intenzionale. La grande tradizione sinfonica del più chiaro, del più razionale, del più aproblematico dei tre compositori. Schumann. Sappiamo tutti che è quello di prima, no? Prima domanda, cosa c'è di diverso, di macroscopico? Haydn partiva con trombe, tromboni e timpani. Pam, pam, pa, 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 pam, pa, pa, quattro, proviamo. Cosa c'è qua di diverso? Intanto non c'è soltanto trombe e tromboni. Sì, c'è anche qua. Pa, pam, pa, 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 pa. Sì, certo che c'è. Ma in più c'è un'altra cosa. Cosa? Non rispondetemi voi. Lasciate parlare un momento gli altri. Vogliamo risentirla per capire bene che cosa c'è di diverso? O ce l'avete almeno nell'orecchio, anche se non lo sapete descrivere? Però rispondetemi. Lo vogliamo risentire o ce l'avete chiaro? Facciamo un esperimento, come ho fatto l'altra volta. Prendiamo la partitura di Schumann e vediamo... La leggiamo. Sì, certo, lo sapete, il computer non fa una buona resa rispetto alla vera sinfonia, ma ci aiuta ad alcune riflessioni. Eccolo qua. Tam, tam, ta, ta, corni, trombe, trombone, trombone secondo. I timpani tacciono. Do, 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 sol. Do, 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 sol, avrebbe fatto Haydn. E invece lui, do, 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 sol, do, sol, sol, do. E allora non torna. Io che mi aspetto l'arrivo simmetrico, non c'è. È subito turbato. E in più c'è questo disegno qua. Facciamo un esperimento. Togliamo questo. E vedrete che già ci assomiglia un po' di più a Haydn. Prima lo sentiamo. Siamo, sentite che manca la simmetria. In più, però, proviamo a togliere questa cosina adesso. Mentula. Dove l'ha messo? Ah, sì. Un momento, scusate. Dove l'ha messo Mentul? Ma dove l'ha messo? Ma guarda un po', disgraziato. No signore, non me l'ha mai fatto questo scherzo. E dove è finito? Lo so che vi faccio perdere tempo, però, e anche vi distrae, però, sì, vabbè, c'è un cagnetto qui, non... Ma la miseria, ma guarda un po'. Mi trovo in difficoltà, ragazzi, mi dispiace, non... mi ha tradito. C'è qualcuno che mi sa aiutare qui? Che cosa? Ah, che problema.
Ah, guarda, scusate, allora devo un momento chiudere. Questa cosa non me l'ha mai fatto, ma guarda che disgraziato. Io però senza questo come faccio adesso? Scusate un attimo, ragazzi, poi riapriamo tutto, è l'unico modo, non so cos'altro fare. Allora. Scusate, tanto vado avanti. Questo già ci dice che questa citazione di Haydn non è semplicemente qualcosa che pesca dalla storia, ma è qualcosa che dalla storia viene filtrato dalla sua percezione, viene filtrato dal suo momento, dal suo soggetto, dal suo soggettivo. Uffa. Mi dovete scusare, non me l'aspettavo questa, proprio non me l'aspettavo. Dunque, sì, ho capito, capito. Sì, ho capito, capito. Mi dispiace proprio farvi distrarre. Qui, vedete, in questi casi il pianoforte è un grande aiuto. Orchestre, Lingotto, Schumann, intro. Allora, adesso forse ce la facciamo, eh? Ecco, adesso ci siamo. Allora, adesso lo ingrandiamo come si deve. Ecco qua. Allora, ci siamo, eh? Ta tam ta ti ta tam ta ta. Togliamo questo mormorio qua sotto. E già qualche cosa ci aiuta un pochino. Lo risentiamo. Però al tempo stesso è un Haydn reso turbato da questi momenti così depressi in cui Schumann era finito e da cui deve risalire poco alla volta. Adesso sentiamoci soltanto il mormorio e togliamo il tema Haydn. Un tema turbatissimo questo, l'opposto della chiarezza di Haydn che abbiamo visto prima. È talmente turbato che addirittura la musica è fatta con una cosa che si chiama metro, oltre al ritmo. Il ritmo è quello che si batte col piede. Il metro sono delle simmetrie. La musica ha delle simmetrie. Se tu fai una frase di 3 battute a una parte dell'orchestra e una frase di 4 battute a un'altra parte dell'orchestra, dopo un po' l'orchestra non va insieme. È ovvio. Una ne fa tre. Un, due, tre, quattro. Un, due, tre, quattro. Un, due, tre, quattro. Un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, un, due, quattro, un, e vai avanti. Ma se l'altra parte dell'orchestra fa quattro, un, due, tre, quattro, un, due, tre, quattro, un, due, tre, quello ricomincia, un, due, tre, quattro, un, due, tanto quello va a due. Ed è tutto scombinato. Le faceva già Mozart, queste cose. Qui è quello che fa Schumann. Guardiamo il mormorio. Riuscite a leggere i numeri? Io ingrandisco un po', magari. Il mormorio è un mormorio in metro, si dice così. Ternario. Vedete che le battute questo qua, si ripete qua, quindi fa 3 battute e poi ricomincia il metro. Il moto di Haydn vedremo che invece va a 4 e quindi non cade insieme. Tutto si scompagina. Allora c'è la chiarezza classica, certo che c'è, ma è tutta turbata dalla nebulosità romantica. Sentiamo questo da 3, sentite? Ricomincia a pompa. Riuscite
riuscite a percepire queste cose? Avete capito che dopo tre ricomincia uguale? Adesso vediamo cosa fa il motto, il tema di Haydn. Guardate un po'. Ti ta 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 ta, finisce qua e poi ricomincia. Dopo ti ta ta ti, sì, come qui. Però dopo quattro, non dopo tre. Lo vedete che non corrispondono? Riuscite a seguirmi? Ora li sentiamo insieme, vedrete che questo ta 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 cade qui, mentre qui cadeva una battuta prima. Allora non corrispondono, è come se tutte e due dicessimo la bufera infernale che mai non resta mena gli spiriti sulla sua rapina, con la sua rapina. Sì, ma mentre lui dice la bufera infernale che mai non resta, io comincio, la bufera, lui sta dicendo mena gli spiriti, e io dico la bufera infernale, e non ci siamo più, i nostri metri, e nessuno capisce più niente. I nostri metri non corrispondono e nessuno capirà più niente. Diventa un soggetto enormemente frazionato, turbato, frammentato. La situazione della depressione psichica in cui Schumann si trovava in quel momento. E da lì vedremo che passo per passo lui cerca di risalire alla regione degli assoluti, di quell'eterno femmineo. Qui siamo all'opposto, qui siamo alla disgregazione, alla quasi perdita dell'equilibrio soggettivo. Non riesco più a parlare, dico una parola in francese e una in aramaico. Sto facendo delle battute, adesso ovvio. Però siamo in quel momento, siamo in un momento di massimo turbamento. Lo sentiamo? Il mormorio degli archi ricomincia. E finisce solo qui il motto di Haydn. Ricomincia Haydn, ma sotto è già andata avanti. Infatti sentite che sotto c'è un'altra cosa. Siete riusciti a seguirlo? Ce l'avreste fatta da soli? È molto importante. Schumann è un compositore di enorme raffinatezza, di particolari minimi. È quella foresta in cui bisogna trovare il sentiero. Non è Bach che il sentiero non solo te lo apre davanti, ma ti apre un'autostrada, come dire, vieni e questo ti porta alla fede. È l'opposto, qui dovete trovarlo voi, con un po' di fatica. E la musica sta diventando faticosa perché vuole dire gli assoluti, vuole elevarsi a dire le cose più importanti, non può usare una grammatica facile. Perché i filosofi sono così difficili da leggere? Perché dicono delle cose che non sono semplici, non le posso dire con le parole facili. Tutti ci chiediamo, ma perché si sono inventati questa parola fenomenologia, la cosa più ambigua che esista al mondo? Ma perché non c'è un'altra parola? E lo stesso in musica, non si poteva continuare a usare l'armonia di Mozart, non si poteva. Allora, tutto questo movimento, qui Gatti ha fatto, questo direttore che ha appena eseguito a Roma, ha fatto il suo capolavoro, questa è un'introduzione lenta, poi c'è il primo allegro. Non c'è un tema, sono tutti frammenti, è il soggetto che non riesce più a parlare, quasi afasico, come era Schumann in quel momento. Non riesce a trovare una parola, mettiamo un pezzetto, diretto da Harding. Vedrete che non c'è una melodia, non c'è un tema, non si forma niente. Siamo al grado più basso della psicosi. Lasciamo andare un po'. Sentiamo subito l'allegro. Thank you.
Sta arrivando qualcosa, eh? Sta arrivando qualcosa, sta arrivando qualcosa che non arriva. Non è un tema questo, è un ritmo. Qualcosa si può, ma non ci arriva di una parola, lo vedrete. Insomma, non si sa dove sia arrivato, in realtà non arriverà da lì alla fine del movimento, continuerà i frammenti. È bello? È brutto? Non è più questo l'obiettivo di Schumann. Non è la bellezza, la forma, la bellezza formale, il bel tema, la sorpresa della bella melodia, non è più questo l'obiettivo. L'obiettivo è raccontare. Raccontare che cosa? La salita alla regione degli assoluti. Qui siamo invece ancora nella regione dei problemi, della psicosi. Il secondo movimento è il massimo del disorientamento, del turbamento. Il secondo movimento è una cosa meravigliosa, è uno dei capolavori di Schumann. E ne sentiamo subito una parte, è uno scherzo, eccolo. Ve lo voglio far sentire dal mio computer prima, anche se so che è brutto, ma ve lo voglio far sentire dal mio computer. È necessario. Anche qua, lo sentiamo una volta. Per i violinisti è una delle bestie nere, è uno dei pezzi più difficili. Sapete, i violinisti per entrare in orchestra devono fare i concorsi, beh, non solo i violinisti, tutti gli strumentisti devono fare i concorsi. E nei concorsi gli esaminatori, cioè i direttori d'orchestra, chiedono i passi più difficili. Questo è uno di quelli fissi, li chiedono in tutti i concorsi, perché è uno di quelli più tosti, più duri da eseguire. E infatti spesso le orchestre sporcano lì, non sono perfette. Lo sentiamo. E... sentiamo. Allora, tanto cosa avete notato? Avete notato che io col tacco ho fatto una specie di accompagnamento di timpani che non c'è in Schumann, ho fatto di nuovo la mia solito arbitrio fastidioso. Perché ho fatto questo? Perché di nuovo c'è una asimmetria, cioè il soggetto non si può lasciare andare, ma è sempre sollecitato a qualcosa che lo turba. Taratatira taratara 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 taratatira taratara taratara taratara. Quindi sono parapapira taratara taratira taratara taratira taratara taratira. È un metro di due. Poi io mi aspetterei che andasse avanti. Taratatira taratara 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 taratatira taratara 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 taratatira taratara 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 taratatira. Io mi aspetterei la simmetria. Se fossi in una mentalità mozartiana o bachiana, mi aspetterei la simmetria. Schumann non si adatta. Taratatira taratara 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 taratira taratara 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 taratira taratara taratira taratara taratira taratara 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 taratira taratara taratira. Continua a contrarre il metro e a elasticizzarlo. Lo risentiamo, poi sentiamo fatto dall'orchestra, Perché mi ha fatto questo brutto? Oggi proprio non mi vuole bene, questo qui. Io l'ho messo un numero. Vabbè, riscriviamoglielo, speriamo bene. Ma va a stendere. Ma cosa vuole questo? Ma perché mi deve far questo? Ah, forse qui, no. Mi dispiace, io non so che cosa... quando succedono queste cose mi lasciano veramente... Proviamo un po', un attimo soltanto. Ma io ce l'ho messo tra 1 e 1, ma che vuole da me?
Vabbè, ho capito, non è giornata. Andiamo a sentirci Harding che suona, che esegue questo. Ci sarebbe un bel racconto da fare. Era talmente inusuale questo pezzo che i primi direttori che lo riscoprono, vi ricordate che vi ho detto che Schumann è riscoperto da un direttore d'orchestra a fine del Novecento, Mahler, a fine Ottocento, primo Novecento, Gustav Mahler. Mahler, che era un appassionatissimo sostenitore di Schumann, diceva che questo movimento era male strumentato. C'erano troppi strumenti e lui li eseguiva senza i fiati, solo con gli archi, cioè tagliava gli strumenti. Perché il gusto, ma lo facevano tutti, lo facevano anche Furtwängler, perché il gusto di quel momento, di tutto l'Ottocento, era un gusto ancora legato ad alcune sonorità, bel suono, ancora c'era quell'onda lunga. E allora si diceva, dopo Mahler, molti hanno accusato Schumann di avere male orchestrato questa sinfonia. Nell'intervista di Harding, che c'è prima di questo, Harding dice, sono profondissimamente d'accordo, dice, è un errore. Schumann ha strumentato così perché voleva essere turbante e turbato, cioè non voleva il bel suono, voleva tutti questi strumentoni, guardate com'è scritta la partitura, quando arriva quel colpo, guardate quanti strumenti ci sono, tutti questi, trombe, tromboni, perché vuole quello Schumann. Invece Mahler pensava che fosse ancora il moto perpetuo aggraziato. E no, Schumann vuole proprio il contrario, vuole invece la frattura di quel moto perpetuo. E qui Harding ha perfettamente ragione a dire, sapeva benissimo cosa voleva Schumann, non è un errore. E ci permettiamo di contestare quindi il grande Mahler. Posso saltare al terzo movimento. Il terzo movimento è un adagio. È un adagio veramente una delle cose più sublimi che il romanticismo abbia mai composto. E qui cominciamo a vedere l'assoluto. Cominciamo a vedere l'Eterno Femmineo. Perché? Perché usa una citazione. Lui prende una melodia che vi faccio sentire subito, perché è talmente spaziale, talmente... E è una melodia che non vi aspettate una melodia alla Claudio Baglioni. Non è quello che, con tutto il rispetto per Claudio Baglioni, Non volevo fare una battuta, ha fatto in passato delle canzoni bellissime Baglioni, ma per Schumann melodia significa un'altra cosa. La prima volta che l'ascoltate capirete qualcosina, bisogna ascoltare tante volte. In realtà, vedremo una cosa alla volta. Allora vediamo Harding, ascoltiamo Harding che esegue questo tempo lento, apparentemente melodico, e finalmente vediamo questo Eterno Femmineo. Un po' di silenzio adesso.
prima volta, può già avervi detto molto, ma non tutto. Cos'è importante? È una bella melodia? Sì, per me è una bella melodia, ma non è questo che interessa Schumann, è una citazione. Questo tema viene fuori da una aria della Passione secondo San Matteo di Bach. Vi ricordate che lui studiava Bach per riemergere dalla sua psicosi? È quasi una citazione, è un po' diversa l'aria di Bach. L'aria di Bach è nota in mezzo. Ha tolto le due notine in mezzo, ma è una citazione di quest'aria che non per caso dice salvami, abbi pietà di me, o Signore. L'aria della Passione secondo San Matteo. Non solo, ma lui l'aveva già usata questa. E guardate, ritorna tutta quell'autobiografia che vi ho detto. L'aveva usata dove? Anzi, la userà poco dopo. Sta componendo le scene dal Fausto, ve l'ho detto, no? Che sta componendo il Fausto di Goethe, insieme a Bach, Goethe. E nel Fausto di Goethe c'è un momento di turbamento profondissimo, in cui la sapete la storia un pochino di Margherita? Un pochino? La dico in breve. Faust, istigato da Mefistofele, è tornato giovane, e prende il nome di Enrico, e si innamora di una bella ragazza, giovane, e di notte, in una notte fatata, in cui Mefistofele invece fa una tresca con un'amica di Margherita, Marta, riesce a entrare in camera di questa donna e poi riesce a entrare in camera convincendola poi per gli incontri futuri a addormentare la mamma con un sonnifero, e Mefistofele anziché un sonnifero dà un veleno, quindi lei uccide la madre, poi rimane incinta e uccide il bambino. Quindi Margherita è colpevole di due assassini, e però prima che succeda questo, mentre è incinta, sente che c'è qualcosa che si muove in lei e va, è al bucato, si andava a fare il bucato, no? Tutte insieme, e le altre donne la mettono da parte, e lei è turbata, non capisce, è una ragazza, una ragazzina, non capisce neanche lei quello che succede. Tornando a casa c'è un tabernacolo, sapete che c'è nelle strade di campagna, ci sono ancora, no? Le cappellette, della Mater Dolorosa, cioè della madre con il Cristo, la madre dolorante ai piedi della croce. E si inginocchia e fa una preghiera. E Goethe scrive una cosa che forse voi non avete mai sentito, lo Stabat Mater di Jacopone da Todi, e Goethe fa una libera traduzione dello Stabat Mater. Stabat Mater dolorosa, iuxta crucem lacrimosa, dum pendebat filius. E, che è una preghiera bellissima su cui potrei parlare per 20 anni, ma qua non c'è il momento. Perché è bellissima? Ne parlava anche Dario Fo, il mistero buffo, e non è un caso, vabbè, poi parlo troppo e vi distraggo, però arriviamo a cosa ci interessa. Ci interessa che Schumann mette in musica questa preghiera di Margherita, e la mette in musica, guarda caso, lei sta pregando davanti alla madre dolorosa, e a un certo punto, quindi sta pregando, sta dicendo una preghiera oggettiva, la preghiera non è soggettiva. La preghiera sono parole divine, non divine, sono devozionali che tu ripeti, non sei tu che ti esprimi. Quando preghi usi delle parole che hai imparato, non sei tu che preghi. Questo è in Jacopone, ma Goethe interrompe il testo di Jacopone, ci sono delle eruzioni passionali in cui dice dovunque vado, vive solo dolore, come soffro, come soffro. Questo non c'è in Jacopone, è lei che lo dice, è Margherita che lo dice. E Goethe, Goethe sì, lo fa. Schumann, quando lo mette in musica, proprio in quel punto dove la preghiera si interrompe e il soggetto passionale emerge in tutto il suo dolore, lì, eccolo lì, questo tema qua. Tiradaram, tiradaram, questo tema qua. Che cos'è? È l'eterno femmineo che sta venendo fuori. Sta citando se stesso, citerà se stesso, userà questo, e dietro c'è Bach. Abbi pietà di me, o Signore, dietro c'è Bach. Tutto rientra nella sua concezione di musica, una musica che racconta, che parla, una musica piena di contenuti, proprio perché parlerà dell'assoluto, cioè di quelle cose eterne. Qui non è che diventa più bella, bella la è da sé questa melodia, però qui capiamo tutto il retroterra personale e questa idea di una musica così parlante, la musica che racconta. Voglio farvi qualche esempio. Siamo quasi alla fine. Siete stanchi molto? Perché adesso questa la chiudiamo, perché mi ha tradito. Quando arrivo a casa la butto via volentieri. Speriamo che non mi tradisca anche
questo l'abbiamo visto, è il primo movimento, non ci interessa. Prendiamo il terzo movimento, cioè questo adagio in cui viene citato Bach e l'Eterno Femmineo comincia a emergere. Allora, ingrandiamo, ascoltiamolo un momento. Ma no, non mi puoi far questo, ma perché? E io lo frego, Richiudo tutto, sì, t'ho visto. E io chiudo il finale e lo riapro. Oh. Oh, non mi succede mai, eh. Non so cosa è successo. Questo computer oggi ce l'ha con me, mi vuole male. Allora. Playback. Ah. Cominciamo a fermarci. Togliamo un momento la melodia. Togliamo un momento la melodia. Adesso vi farò delle domande, ragazzi. Sentiamo l'accompagnamento. Allora, qui un accompagnamento normale con un pianoforte, ve lo farei subito, sarebbe un pa pa pa, un pa pa pa, oppure pram pram pram. Invece Schumann che cosa fa? Un ta ta, un ta ta, un ta ta. Lo risentiamo. Già squaderna il ritmo. Pa 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 pa, si chiama sincope. Quindi già c'è qualcosa di turbato. Non solo, ma nei bassi c'è una melodia. È una melodia che potrei anche ascoltare da sola. È un controsoggetto, è un altro soggetto che parla dentro di lui, quasi due soggetti che gli parlano nella mente, contemporaneamente. Sentite la melodia dei bassi. E mette anche il crescendo per far emergere la nota. Non è brutta neanche. Certo, non è trasportante, trascinante come l'altra. Adesso sentiamo tutto insieme, di nuovo. Questa è la citazione da Bach e da Margherita De Mettoni. Capito? Tutto calibrato. E adesso c'è la cosa che a me sembra più bella di tutte. Ora andiamo avanti. Sentiamo anche come va avanti. Sembra tutta una bella melodia che corre, ti prende l'anima. Torniamo sui metri. Ora conterò. Di solito le battute sono, le frasi sono di 4 più 4, 8 più 8, 16. La musica, correttamente al conservatorio, ti insegnano che la musica ha una sua simmetria. Quindi dovrebbe finire una frase e poi cominciarne un'altra. Questa è una parola, la parola di un uomo non psicotico. Un uomo sano finisce una frase, mette un punto e virgola e poi te ne dice un'altra. Un uomo psicotico, o tutti noi, quando siamo nevrotici, a tutti noi succede che non finiamo una frase. O qualcosa da... Sì, però ne un'altra... Un momento. Capita a tutti. E più psicotico sei, e più ti succede. Anche in questo momento, dove lui cita l'Eterno Femmineo, che finalmente vede la luce dopo quell'ossessione dello scherzo e del primo movimento, anche qui c'è qualcosa di psicotico. Sentite che non riesce a finire la frase, attenzione. Sentiamola adesso, eh? 2, 3 e 4. Tutto torna, e comincia un'altra. 5, 6 e 7, sta finendo, cadenza, perfetto. 8, ma parte già. Ah no. Questa è già quella corretta che dovevo farvi sentire dopo. L'ho spostata fuori. Adesso vi prendo quella vera, l'adagio vero, che è questo. Eccolo, un pochino più piccola. Ecco,
Ale. Definition, c'è una bella virgola e comincia un'altra frase. Uno, due, e sei, e sette, dovrebbe finire e comincia già. È già cominciata l'altra. Sentite che è già cominciata? Anche i poeti fanno queste cose. I poeti quando dicono la bufera infernal che mai non resta, la sapete un po' la metrica? La fanno metrica un pochino? Come è fatto un endecasillabo, come è fatto un ottonario? Se io conto le sillabe come si deve, verrebbe fuori. Sapete che la terza rima di Dante sono endecasillabi, no? A rima alterna. Dunque, la bufera infernal, no, la bufera infernal che mai non resta, 12, si è sbagliato Dante, possibile, la bufera infernal che mai non resta, si è sbagliato, il grande Dante sbaglia, possibile, no, si legge, la bufera infernal che mai non resta, si chiama sinalefe, quando due vocali fanno una sillaba sola. È esattamente quello che fa Schumann qua, ma a scopo psicologico, a scopo espressivo, non solo formale. Dunque, mi piacerebbe raccontarvene di più, però queste sono cose un po' da musicisti, bisogna entrarci un po' più. Allora, preferisco invece farvi sentire come questa visione dell'eterno femminile a un certo punto lo porta in alto Schumann e ripeterà questa frase due ottave più alto nei violini, nei sovracuti, che è pieno di luce, ma subito dopo rimarrà senza forze e non avrà neanche più la forza di camminare dal letto alla sedia, quello che vi ho raccontato dello Schumann autobiografico. Allora vedremo che lo sguardo dell'assoluto c'è qui, ma anziché redimerlo e portarlo in alto, lo lascerà senza nessuna energia. E qui siamo proprio alle regioni davvero della musica assoluta. Lasciamo andare un pochino, Adesso c'è l'ultima ripetizione dove arriva veramente alle regioni sovracute, a vedere quella luce alta, e ancora però la sinfonia è il terzo di quattro movimenti, quindi non c'è ancora l'elevazione massima, ed ecco ora gli archi che portano la melodia sui sovracuti luminosi. Percorso psicotico così, ma cosa può fare il povero Schumann nel finale di questa sinfonia autobiografia in suoni? Cosa potrebbe fare? Ormai lo conoscete un po' il suo stato mentale, anche forse riuscite anche a condividerlo un pochino. Si inventa una non forma. Comincia il finale con una citazione. Questo finale, sentite che bello, questo inizio del finale. Finito, sentiamo adesso.
verso, come comincia al finale. Sarebbe unità finalmente arriva. Vedete? Non so se conoscete questa tema. Qualcuno conosce questo tema? Ve lo dico io che cos'è. È questo. Siete convinti o devo farvelo risentire? È esattamente identico, eh? È una tonalità diversa, uno in La maggiore, uno in Do maggiore, ma insomma. È la più bella, primaverile, aperta, serena delle sinfonie mai composte. Non per niente si chiama Sinfonia Italiana, composta da Mendelssohn, questo sogno di solarità italiana tipico del periodo del grande viaggio in Italia. Allora si direbbe che finalmente non è più nelle regioni degli assoluti, ma finalmente ha trovato un suo modo di vivere, è arrivata la primavera, è una serenità semplice, umana, ma è arrivata. Eh sì, certo, proprio. E chi pensa questo non conosce Schumann. Questo tema viene portato avanti e finalmente c'è un tema che possiamo battere il piede, possiamo lasciarci andare, finalmente la primavera è arrivata. Improvvisamente il Do maggiore diventa Do minore e afasia. Plum, plum. Esce un tema che non avevamo mai sentito nella sinfonia. Un tema che, guarda, ovviamente di nuovo una citazione. È piena, citazione autobiografica, è un tema che lui aveva usato molte volte. Ed è un tema di un lead, ne parlavamo prima con lei, sono le canzoni per voce e pianoforte in testo tedesco, su testo tedesco. È un lead, cioè una melodia che Schumann ha usato mille volte. La prima volta l'ha usata in una sua opera giovanile, la Fantasia Opera 17, e poi scrive a Clara, non erano ancora sposati, la sua futura moglie, gli dice questa fantasia in cui usa questo tema, beethoveniano, è un lungo desiderio per te, un lungo aspirazione verso di te, l'eterno femmineo, di nuovo. Come si intitola questo lead di Schumann, guarda un po', di Beethoven, che viene citato? Si intitola An die ferne geliebte, alla amata lontana. E nel momento in cui canta questo tema, dice, verrà un momento in cui ci riuniremo e saremo insieme e i turbamenti saranno passati. Insomma, è di nuovo l'estrema confessione di un eterno femmineo che secondo me non c'è, arriva mai. Non arriva mai, questa aspirazione a un assoluto che non arriva mai. Su questo tema meraviglioso, ve lo faccio sentire perché merita, viene fatta tutta la parte finale della sinfonia, con una serie di variazioni. E qui viene il punto. Allora, lo sentiamo per un attimo, brevemente, il tema si può descrivere in breve. Prima sentiamo quello Beethoven, no, prima sentiamo quello Schumanniano, dai. Allora. Questo è con il La bemolle, poi lo fa in Do maggiore. Questo è. Nella Fantasia Opera 17 era la sol, la si do do sol sol fa fa mi. Qui è la si do sol fa mi fa mi. Identico. È quell'eterno femmineo lungamente desiderato, un lungo canto di ansia per l'eterno femmineo. Andiamo a sentire come lo faceva Beethoven. Questo è il più grande baritono, il più grande liderista che ci sia stato nella storia, Dietrich Fischer-Dieskau. Dann vor diese Lieder weichet, was geschieht. Questo è un tema che ha assillato Schumann tutta la vita, fino alla fine. E l'opera finisce su questo, con un bel Do maggiore solare. A questo punto c'è da interpretarla.
Primo movimento, psicotico senza parole. Secondo movimento, l'allucinazione del metro. Taratatira, taratatira, taratatira. Terzo movimento, visione dell'Eterno Femmineo, della Margherita penitente ai piedi del tabernacolo della Madre Dolorosa. Quarto movimento, primavera di Mendelssohn interrotta e aspirazione, longing, come si traduce? Desiderio dell'Eterno Femmineo, non dell'appossesso della donna, non confondete. Stiamo parlando di assoluti, non della vita concreta, fisica. Citando sempre Haydn, Bach, Mendelssohn, quante citazioni vi ho detto? Beethoven alla fine. A questo punto c'è il mio dissenso interpretativo verso l'interpretazione di Gatti, che mi ha convinto enormemente, perché è un grande direttore con una visione chiarissima di quel che vuole, però mi permetto di dire che la mia visione è lievemente diversa su questo finale. Peccato che ho pochissimo potuto parlare. Lui ha una visione molto chiara. Lui pensa che il finale sia veramente la redenzione, cioè esserci arrivato l'Eterno Femmineo, alla luce. C'è la primavera interrotta e il lungo desiderio verso la donna, verso l'Eterno Femmineo, alla fine redime l'uomo. E allora Gatti ha dato un'interpretazione solarissima di questo finale, molto vigoroso, in un bel do maggiore con trombe e tromboni, come dire, clangorici, non mi viene una parola, luminosi. Perfettamente, cioè è chiaro quello che ha voluto e l'ha realizzato da grande maestro qual è. Quindi è un'esecuzione che mi ha enormemente trascinato. Ci sono altre interpretazioni, per esempio quella di Furtwängler invece, che è un vecchio direttore degli anni 40, 50, 30, 40, 50, che invece questo finale è turbato, plumbeo. Si sentono i frammenti delle citazioni vecchie che arrivano e disturbano questo clangore del do maggiore. È l'opposta interpretazione, cioè questo finale non è l'assoluto trovato, ma è la dichiarazione di una sconfitta dell'uomo, che aspira agli assoluti ma non li trova. Vi ho già detto che Schumann non dà certezza, non è Bach che ha la fede, lui la fede la cerca ma non ce l'ha, per cui questa foresta, i due sentieri, quello di Furtwängler e quello di Gatti, ci sono tutte e due, non ce n'è uno giusto e uno sbagliato. Il bello è che bisogna confrontarsi con questo. Allora, musica assoluta? Certo che è musica assoluta, perché parla dei valori assoluti, non che vi dice delle certezze o che non parla di nulla ed è pura forma. Parla dei grandi temi eterni, che erano i problemi che hanno portato lui alla psicosi, noi no, speriamo, però con i quali ancora oggi l'uomo si deve confrontare. Per quello è ancora oggi la musica che ascoltiamo e invece non ascoltiamo o ascoltiamo meno Luigi Nono, perché Luigi Nono ha altri piani di interesse, ma non parla degli assoluti, e quindi è legato al suo tempo ed è meno attuale oggi. Allora, io vi ringrazio, l'attenzione oggi è stata, lo so che vi ho chiesto tanto, però mi è parso che abbiate seguito, anche se gli argomenti, davvero siamo proprio ai vertici della musica difficile qui. In musica ci si può benissimo divertire, io non ho nulla contro Vasco Rossi, ci si può benissimo divertire ed è musica altrettanto legittima, però in musica si fanno tante cose. Con la parola posso chiedere al mio vicino passami il sale, oppure posso dire chiare, fresche, dolci acque. Con la parola posso fare tante cose. Posso dire le cose sublimi e le cose strumentali. Con la musica anche. Però siamo meno abituati a questo pensiero. Qui abbiamo visto musica assoluta. Per oggi avrei finito.